con Giuseppe Agostinone al termine della seduta del mercoledì. Pino, per tutti Pino. Torniamo un attimino sulla partita di domenica, una vittoria arrivata nel finale che dà continuità di risultato, ma soprattutto aiuta tantissimo nel morale. Sì, è stata una partita combattuta contro una buona compagine, una squadra anche allestita per fare un campionato importante. È stata una partita piuttosto fatta sui duelli individuali, dove noi, diciamo, è prevalso, le nostre individualità e si è riusciti poi anche alla fine ad ottenere il massimo del risultato. Sei uno dei calciatori più esperti, con tante esperienze alle spalle. Il tuo arrivo è stato condizionato però da un problema di salute, ma come ci siamo detti, siamo sentiti in quei giorni in cui tu eri lontano per fare, insomma, tutti gli accertamenti, la tua volontà era una sola: tornare e giocare con la Sammarinese. Detto, fatto. Sì, ho avuto questo piccolo problema di salute che comunque con la società avevo già fatto sapere la mia situazione e quindi non vedevo l'ora di dare una mano alla Sammarinese che ha creduto in me e ai miei compagni e quindi adesso come stiamo facendo ci dobbiamo concentrare per le prossime partite e fare quello che stiamo facendo. Ottimo il feeling con Son e gli altri compagni di reparto, sei d'accordo? Sì, ma questa è una squadra fatta da buoni giocatori, in difesa siamo tutti buoni giocatori e diciamo che stiamo dando il nostro apporto, ma dobbiamo continuare così, come ho detto prima, per cercare comunque pian piano di trovare sempre più, i risultati. Come ti stai trovando qui a San Benedetto e con la Samba? No, no, molto bene, sono molto contento perché io già all'età di 18 anni dovevo firmare per la Samba, poi dopo non si è fatto più niente, quindi è stato sempre un mio pallino giocare per la Sammarinese. Come ho detto prima, all'inizio ho avuto un piccolo problema di salute e ho stretto i denti e non vedevo l'ora di tornare a giocare con questa maglia, che è diciamo, una maglia prestigiosa, quindi dobbiamo essere fieri di indossarla e di onorarla. Domenica gara casalinga con il Matese, la testa è già lì. Sì, sicuramente, già da domenica dopo la partita con Colfano la testa è già lì, ci stiamo preparando al meglio, speriamo di fare una grande prestazione e successivamente ottenere il massimo dei punti.